Eccoci, ci siamo. Buongiorno a tutti. Siamo in, non so, in Mondo Visione o qualcosa del genere. Grazie per essere collegati. Io sono Claudio Junior De Rosa e vi mando un saluto da Rotterdam in Olanda, dove vivo. E molto felice di partecipare all'iniziativa dei Live at Home di Visione in Musica della mia amica Silvia Lunni, che ringrazio. Se non altro per avermi dato un motivo per farmi la barba e mettere una camicia, che non ricordo l'ultima volta di aver fatto una roba del genere. E scherzi a parte, siamo contenti, sono contento, ma dopo ci sarà anche un ospite, siamo contenti di partecipare a questa iniziativa perché c'è uno sfondo benefico, dato che si possono fare delle donazioni, sono abbastanza sicuro che ci sarà un link sottostante nella descrizione di questo evento. Per delle donazioni all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che come tante altre aziende ospedaliere sta combattendo questa emergenza sanitaria che chi più e chi meno ci ha investito tutti quanti. E, io iniziamo questo piccolo live con un brano in solo che suonerò un'improvvisazione prima poi di avere un ospite e di suonare altri due brani originali. Buon ascolto, grazie a tutti. Mm-hmm.
Grazie. E proseguiamo subito, io non più da solo, ma in compagnia di una bravissima pianista, non solo, ma anche compagna di vita per me, che invito subito sul palco, se così si può dire. E la invito subito a pianoforte, Vivien Juliao. Ok, con Vivien, ora mentre ci sistemiamo, suoneremo due brani. Il primo è una mia composizione, intitolata Dear Brigitte, un brano che abbiamo registrato in duo, inciso nel mio primo disco con il mio quartetto. In questo brano Vivien era una guest. E il brano si intitola Dear Brigitte ed è dedicato a un'anziana signora olandese che ho conosciuto nella mia esperienza qui all'estero, con la quale abbiamo creato uno splendido rapporto che si protrae nel tempo, negli anni, e spero ancora a lungo, e spero che il brano vi piaccia. Dear Brigitte, grazie. Thank you.
Grazie, questo era Dear Brigitte, la mia composizione, e vi suoniamo un ultimo brano, mentre mi risposto, vi suoniamo un ultimo brano che invece è uno dei miei brani preferiti composti da Vivien, questo incluso nel suo primo disco registrato col suo trio qualche anno fa. Questo brano si intitola It's Time, e prima di suonarvelo, prima di suonarvelo ci tengo a giusto dire un paio di cose. La prima è, come detto, qualora vogliate, siete più che benvenuti a fare una piccola donazione per l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. E un'altra cosa che ci tengo a dire è che noi musicisti, così come tante altre categorie di lavoratori, siamo stati investiti tremendamente da questa emergenza e logicamente siamo felicissimi di partecipare a queste iniziative, ma la nostra speranza è di quanto prima ritrovarci con il pubblico. Noi viviamo di queste cose, di emozioni vissute sul palco, e quindi il nostro augurio è che non solo la situazione migliori, ma che presto si potrà tornare a fare musica, quindi a fare cultura insieme con il contatto vero tra le persone. Vi suoniamo quest'ultimo brano, grazie mille per l'ascolto. State al sicuro, fate una donazione qualora vogliate, commentate e prima che mi dimentichi, anche qualora vogliate ascoltare altra musica, abbiamo entrambi dei dischi, ma ci sono anche i canali YouTube, forse cercheremo di postare anche i link del canale YouTube di Vivien, c'è anche un canale YouTube mio dove ci sono vari video, c'è anche quello fatto per Visioni Musica di 2 anni fa. Va bene, un abbraccio a tutti, buon ascolto all'ultimo brano. Ciao.
Grazie, grazie a tutti. Lasciate un commento, visualizzate, condividete con gli amici e speriamo di rivederci presto su un vero palco. Un abbraccio a tutti e state al sicuro. A presto, ciao.